Perché un corso di antropologia a Volterra è una nuova edizione di questo corso, corsi di archeologia? Perché a Volterra tutto parla di storia, no? Tutto parla anche tanto, non tutto, di Etruschi. Oltre ai presenti, ringraziamo la Pro Volterra che ci ha permesso, come lo sapete, tanti di voi si sono iscritti proprio alla Pro Volterra. Desidero ringraziare il vescovo che è qui presente proprio perché, come avete visto all'inizio, viene richiesto, non obbligatoriamente perché il corso è gratuito, questo ci sottolineiamo, un contributo di almeno 10 euro proprio perché viene devoluta questa somma alla casa di accoglienza di San Girolamo. Un ringraziamento particolare noi lo dobbiamo fare ad Unicop Firenze, sezione Volterra, perché ha coperto in parte le spese di questo corso. Ora, chi diciamo, mette soldi in progetti come questi sostanzialmente o è matto oppure vede lungo. Allora noi propendiamo per questa seconda ipotesi, proprio perché mettere dei soldi, investire su cultura è una cosa molto molto positiva. Un altro ringraziamento lo vogliamo fare, questo veramente col cuore in mano, a delle persone che ci stanno particolarmente a cuore, queste siete tutti voi, perché voi avete deciso di investire in cultura e conoscenza. In conoscenza poi di quella che è la vostra storia, la nostra storia, la storia di un territorio, la storia di una città. Io vorrei essere un ringraziamento a tutti i presenti, agli organizzatori, ai docenti del corso, a chi l'ha reso possibile, appunto Unicop Firenze anche, perché il ringraziamento? Perché è la testimonianza concreta di una cosa di cui io sono profondamente convinta. Vale a dire che Volterra, i volterrani, siano una città dei cittadini eccezionali e facciano anche un pochino eccezione in alcuni casi. Voi siete la testimonianza concreta di questa mia convinzione. Siamo orgogliosi, come sono orgoglioso io stasera di vedere tanti di voi qui.